Allora, ragazze, se volete un consiglio su come struccarvi, io vi consiglio di utilizzare un olio vegetale barra alimentare. La scelta è veramente vasta, vi consiglio di scegliere prodotti bio e spremuti a freddo. Quindi scegliete in base alle proprietà che questi oli regalano e scegliete in base alle vostre esigenze, quindi alla vostra tipologia di pelle. Quindi se avete una pelle secca, se avete una pelle grassa, se avete una pelle mista. E in questo modo andrete, oltre a detergere la pelle, andrete anche a nutrirla e idratarla nel modo corretto. Voglio partire dal primo degli oli che sicuramente abbiamo tutti in casa ed è, attenzione, attenzione, l'olio di oliva. L'olio di oliva è un ricavato dalla polpa dei suoi frutti ed è un potentissimo antiossidante in grado di combattere i radicali liberi. L'olio di oliva è uno dei più ricchi di acido oleico e ne contiene circa il 62%, il più abbondante degli acidi grassi presenti all'interno del nostro corpo. Ha ingredienti antiossidanti, tra cui composti fenolici, vitamina E e fitosteroli con azione antinfiammatoria e riparatoria. Insomma, questo olio ha davvero proprietà super, super nutrienti. Ma ora passiamo al secondo olio. Voglio parlarvi dell'olio di argan. Il nome latino è Argania spinosa. È un albero tipico del Marocco che produce proprietà veramente preziose. Troviamo acidi grassi, omega 3, omega 6, vitamina E, vitamina A, capaci di combattere il rilassamento cutaneo e quindi l'invecchiamento della pelle. Il suo film lipidico idrata in profondità grazie alle sue proprietà emollienti, nutritive e rigeneranti. Inoltre, questo olio aiuta la formazione di collagene, quindi previene anche le rughe. Ma ora torniamo in cucina e voglio presentarvi un altro olio appunto che troviamo spesso nella nostra dispensa. Sto parlando dell'olio, attenzione, attenzione, di arachidi. Quest'olio lo utilizziamo solo per friggere, ma in realtà state attente perché questo olio ha una quantità elevatissima di vitamina E. E sappiamo bene che la vitamina E è un potentissimo antiossidante e quindi perché utilizzarlo solo per friggere? Inoltre ha un costo che è veramente basso anche rispetto ad esempio all'olio di oliva. Quindi ragazzi, questo olio è perfetto per struccarsi con un basso costo. Ma ora passiamo a un altro olio. Vi presento, signore e signori, l'olio di mandorle. L'olio di mandorle viene estratto dai semi del Prunus dulcis. Ah, aperta parentesi, ragazze, nell'inci trovate il nome latino, ok? Mi raccomando, quindi non vedrete scritto olio di mandorle, ma vedrete scritto appunto Prunus dulcis, Argania spinosa, eccetera, eccetera, ok? Come tutti gli oli, se spremuto a freddo, consente di mantenere inalterate tutte le sue caratteristiche e proprietà. Quest'olio è un olio ricco di vitamine, in particolare vitamine del gruppo B. Inoltre è un concentrato di sali minerali, acidi grassi e fitosteroli. Questo olio ha una potentissima azione elasticizzante, emolliente, idratante e nutriente. È veramente un super olio. Come sapete, è utilizzatissimo per le smagliature proprio per le sue capacità elasticizzanti, ma è anche perfetto da utilizzare sul viso per una pelle molto secca. L'unico accorgimento che vi do per l'olio di mandorle è quello, se non l'avete mai utilizzato, di provarlo magari nella parte interna al braccio, che è quella più sensibile, per vedere se siete allergiche. Ma ora vediamo un altro tipo di olio che è utilizzatissimo nei paesi occidentali, dove hanno proprio una cultura di questo tipo di olio, e sto parlando dell'olio di cocco. L'olio di cocco è ovviamente un olio vegetale ed è estratto dalla polpa della noce di cocco. È leggermente profumato, quindi ha questo profumo molto gradevole e si presenta solido, più o meno a temperature inferiori
superiori ai 25 gradi, quindi d'estate vedrete che si scioglierà, mentre d'inverno lo mettete nell'armadietto diventerà denso. L'olio di cocco, utilizzatissimo quindi, come vi dicevo prima, come olio da massaggio nei paesi orientali, è favoloso per mantenere la pelle morbida e idratata perché contiene la vitamina A e la vitamina E. E poi ecco che arriva anche l'olio di jojoba. In realtà questo olio è una cera fluida, è super indicato per chi ha la pelle mista o grassa, perché è in grado di regolare la produzione sebacea. L'olio di jojoba è ricco di acidi grassi, omega 3, omega 6, vitamina A, vitamina E. Veramente un super super olio. Ragazzi, ovviamente non vi ho elencato tutte le caratteristiche di ognuno di questi oli, ok? Vi ho elencato le principali. Ci sono davvero tantissimi oli che potete andare a comprare. Quello che vi consiglio è appunto di guardare le proprietà organolettiche di ognuno di questi e scegliere in base alla vostra tipologia di pelle, ok? Oltre che all'aspetto magari economico del singolo prodotto. Se guardate l'aspetto economico, anziché comprare un prodotto con dentro oli minerali, siliconi e tutto quello che abbiamo visto prima, utilizzate l'olio di arachidi, ok? Ci sono altri tipi di oli che potete utilizzare per la detersione, ma quest'ultimi sono un po' più costosi, quindi ad esempio potete utilizzarli dopo la detersione. Ad esempio l'olio di rosa moschetta, che ha proprietà rigeneranti e cicatrizzanti, quindi è perfetto per chi ad esempio ha problemi di acne, quindi ha delle cicatrici che ahimè l'acne gli ha regalato. Poi c'è anche l'olio di nocciola. Ragazzi, lo conoscevate l'olio di nocciola? È un olio che si assorbe velocemente senza lasciare neanche la pelle unta, quindi favoloso. Un altro olio, ad esempio, è l'olio di Nigella sativa. Questo è un olio davvero profumato che si ottiene dalla spremitura dei semi del cumino. Questo olio ha un'azione purificante, lenitiva, antiossidante e riparatrice. L'olio di cumino nero è indicato per chi ha problemi cutanei, quindi se avete qualche brufoletto, pelle impura, ecco, questo olio è veramente dedicato a voi. Anche questo olio va a stimolare il collagene, quindi è perfetto per le rughe, l'invecchiamento cutaneo, bla bla bla. Ragazzi, penso di avervi parlato abbastanza delle varie tipologie di olio e delle sue proprietà, quindi vediamo insieme come struccarsi con questi oli.